Buonasera, siamo a Palazzo Monferrato, oggi il 6 di novembre, siamo alla Biennale, la terza edizione Biennale d'Arte. Abbiamo qui l'artista Riccardo Cassola e questa è la sua opera che si chiama, sentite bene, Gli Indisciplinati. Io devo dire, l'ho detto all'artista, che entrando in questa sala, ma anche già dalla porta, io sono rimasto veramente colpito dall'originalità e da quello che emanava questo quadro. Ci dica la genesi di questo quadro e anche Sì, la tecnica che ha utilizzato. esatto. Innanzitutto devo dire che un quadro non può rappresentare l'esperienza di circa 60 anni, perché in questi decenni ho sperimentato diverse espressioni artistiche, Sì. incominciando dal figurativo. Il figurativo è servito per affinare Affinare la la tecnica del sì, pennello e del certo, colore. e della matita anche. Ecco, poi negli anni, avendo sperimentato diverse altre soluzioni che non sto a spiegare, le ho potute illustrare in quattro antologiche che io ho già fatto. Io ho già fatto quattro antologiche, la prima l'ho fatta proprio in questo Palazzo. palazzo di esattamente 10 anni fa. E poi negli anni successivi. Ma questo come lo possiamo definire? Aspetti, voglio fare una Sì. premessa. Le antologiche che generalmente vengono fatte post mortem, io non avendo, col rischio che nessuno me le faccia, Anticiparle. ho voluto farle Sì. pre-morte in modo da poterle allestire, guardarmele, perché poi da morto non si possono più, non se le può più Certo. vedere, non si può più vedere Uno spirito quello che hanno veramente. combinato con le mie opere, Certo. capito? Quindi le ho volute fare pre-mortem per potermele vedere E anche commentare, e volendo. gustare e commentare. Questo quadro qui fa parte di una mia espressione. Questo sarebbe un quadro scultura. Quadro Un scultura. quadro scultura. Si chiama Gli Indisciplinati, che si riesce già a capire dalla composizione. Certo. Tutte queste opere, questi quadri scultura, le realizzo su preventivo progetto grafico. Quindi non nascono così per Così, caso. estemporaneamente. Prima faccio il progetto grafico, poi l'assemblaggio dei pezzi viene fatto seguendo il progetto grafico Certo. che ho fatto. Una costruzione. Una costruzione. Allora, perché i cilindri? Gli indisciplinati, che sarebbero persone, sono rappresentate da cilindri. Perché il cilindro? Rotola. Il cilindro, no, il cilindro è nato per caso, in un momento con mente vagante, pensando al da farsi, la mia mano ha fatto uno schizzo su un foglio di carta. Questo schizzo era un incrocio di cilindri su un pezzo di carta. Tornato in me, ho detto: guarda che bello! Allora l'ho realizzato pittoricamente, quello schizzo. Quindi E esiste da anche il quel quadro. momento è nato il mio cilindro, e da quel momento cilindro per me è diventato un simbolo, Sì, è diventato il mio una simbolo cifra espositiva, espressiva. per rappresentare dei momenti sociali, non solo il cilindro, ma anche il Sì, numero. ma Adesso le spiego. Con il mio cilindro, sapendo che mi avrebbe intervistato, no? Ringrazio la signora Francesca Parrilla che Sì. mi aveva detto che mi avrebbe intervistato, mi sono appuntato alcuni titoli, perché la memoria, che ho realizzato con i cilindri. Quindi, accumulazioni, siamo tutti uguali, promiscuità. Fuori dal gregge, la pecora nera, è meglio starne fuori. Per
sono circondati ma c'è possibilità di uscire. I dissidenti, scontro di piazza tra polizia e manifestanti. Se si perde l'ordine si crea scompiglio. Entrata pericolosa. Lui è il capo, amici con prole, ramificazione, gli osservatori. Quindi, tutti quadri realizzati. Quadri e scultura che comunque allora, prevedono un intreccio. Allora quadri dipinti, quadri scultura e sculture. Tutte e tre le cose. In che materiale? Sempre con legno. Sempre con legno, con i cilindri. Ho capito. Cioè, i cilindri come simbolo, io ho rappresentato tutte queste situazioni sociali. Sì, no, quello, sì, situazioni sociali, quello che emerge è che comunque il tratto comune è comunque situazioni collettive, no? Dove c'è un intreccio delle, anche dei ruoli, non so, manifestazioni, quindi ci sarà la polizia e i partecipanti. Scontro di piazza tra polizia e manifestanti è un dipinto. Sì, ha un quindi dipinto. Quello l'ho realizzato come dipinto. Praticamente io creo tutti questi incroci di cilindri, una parte li ho colorati con del colore delle divise dei poliziotti e l'altra parte li ho colorati. Questo è tridimensionale, invece quello è bidimensionale. Quindi il cilindro da me appare sia nei quadri, ho capito, sia nei quadri di scultura, sì, simbolo e, sia, delle, e sia anche nelle sculture che ho fatto. Benissimo. Solo con i cilindri. Poi vede il progetto, se lei lo guarda. Se lei lo guarda di fianco, perché guardando questo bisogna pensare alla difficoltà della realizzazione, perché il progetto è dovuto fare e guardandolo di fianco hanno tutti la stessa altezza, a parte quelli coricati che sarebbero le brave persone, questi qui sono gli indisciplinati. Quindi la difficoltà dell'assemblaggio è che io l'ho dovuto fare sia con i pezzi che con il supporto già finiti. Sì. Perché se io lo facevo... Li tagliava lei i pezzi? Li faceva il tornio lei? Io no, io compravo le aste, aste di 2,5 metri. Pensavo... Questo è praticamente... un mio amico mi ha nominato maestro artigianale. Che unisce l'arte alla capacità artigianale, perché qui bisogna anche essere capaci a lavorare con le truccatrici, un po' di manualità, avere la manualità e tecnica, manualità e tecnica, esattamente. Benissimo, signor. Dunque, tanto per non andare, perché poi si diventa... Lei è stato molto, molto, oltre che bravo a spiegare, io le riconosco un'originalità che è difficile trovare in... Io cerco di fare cose nelle mie espressioni artistiche, nei decenni. Ho sempre cercato l'originale. Perché è difficile da imitare. Lei in giro vede delle cose simili. No, non li vedo. Ecco, quindi io mi posso pregiare di non aver copiato nessuno. No, è veramente un'opera unica. Come dovrebbe essere l'opera d'arte? Perché poi lei ne vede una sola, ma dovrebbe vedere anche le altre. Ma ci dica un po', sono in qualche permanente le sue opere? No, io... Ce l'ha in casa? Io la mia opera non l'ho mai fatta per motivi commerciali. Io non mi sono mai legato con nessuna galleria. Galleristica. Con le gallerie. Perché io avevo il mio lavoro. Faceva solo per sé, per vedere la... Io poi a un certo punto, prima ero più giovane, partecipavo in giro, in tutti i posti dove potevo raggiungere, certo. Potevo raggiungere, perché le mie opere
mi piaceva maneggiare personalmente. Quindi lei è uno di quegli artisti che è geloso delle sue opere. Bravissimo, molto geloso. Anche come perché, se fossero dei figli. Stavo dicendo perché ogni opera è figlio mio. Io non sono come tanti artisti che con un'idea fanno 100 quadri. Sì. Se lei prende l'artista Mario Schifano, con un'idea, fa 100 quadri. Sì. Quante palme ci sono di Mario Schifano, quanti paesaggi anemici ci sono di Mario Schifano. No, ogni quadro per me è un'idea. Lei è un torrente, non riusciamo a fermarla, ma perché, per non fare un video da 20 minuti... No, ma perché ha visto tutti i titoli che ho dato? Sono tutte idee da realizzare, anche gli ombrelloni io ho realizzato, anche gli ombrelloni, siamo tutti attenti sul lavoro, poi siamo riuniti per i pettegolezzi di fine estate. Siamo donati per discutere dei nostri diritti, anche gli ombrelloni. Quindi un'opera è chiaro che non può rappresentare. Uno la guarda magari con sufficienza quest'opera senza pensare. Le ripeto, mi ha subito colpito per l'originalità e per la tecnica. E, signor Cassolo, noi la salutiamo perché... Grazie. Noi saremmo stati anche di più, ma sappiamo che i tempi tecnici è meglio condensare. Con i tempi televisivi. La ringrazio molto. I tempi televisivi, che se vai un po' lungo ti tagliano con la pubblicità. No, noi buttiamo dentro quello come è venuto. Più che altro magari il telespettatore si annoia e non va avanti. Comunque sono contento che le sia piaciuto. È bravo. Lei è bravo anche come... Cioè, è una persona veramente originale. Grazie, la ringrazio molto. Arrivederci, signor Cassolo. Grazie.